Ciao a tutti, ciao, eccoci qua tutti riuniti in pole position. Ma tutti, eh? Oggi facciamo un restyling di casa. Salutiamo il nostro vecchio divano. Il... ciao, il Clippan. Clippan, famosissimo Clippan Ikea. E diamo il benvenuto al Frieten. Forse, chissà non come, so come si pronuncerà. Poi lo sta smontando tutto. Ormai era distrutto, secolare direi. Secolare, era un oggetto d'epoca. Era ormai d'epoca e abbiamo pensato di ricomprare il divano sempre da Ikea e abbiamo comprato questo Monni, come hai detto? Frieten. Viti, vitine, e quindi niente, si monta, più che altro Monni monta e io in realtà guardo. Qui cosa stai Giuditta facendo? Modello Giuditta. E io niente, io guardo i lavori in corso e questi sono i miei piedi. Esattamente. E io a faticare come uno schiavo. Esatto, e quindi cosa pensi di questo montaggio? Non è difficilissimo, però bisogna stare attenti, soprattutto quando si inserisce l'isola, come stiamo vedendo, sì, che non è facilissimo poi da avvitare alla struttura, soprattutto in questa posizione. Ma si chiama isola o penisola, Bonny? Bah, sarà una penisola. Vabbè, quel che... Visto che sentiamo la cavolata... No, andiamo avanti. E questo è anche un vano, no? Ci è piaciuto tanto questo divano perché si apre un la vano penisola o l'isola, che a dir si voglia. Anziché avere un monolocale, adesso abbiamo un trilocale, perché abbiamo un terzo vano. Poi ci scherzate, ma quel vano che avete visto, che dopo vi faremo vedere molto meglio, è diventata la nostra dispensa di casa. Siamo così felici perché l'abbiamo riempito di acqua, scorte d'acqua. Acqua, proprio così, versa dentro con no, col tubo dell'acqua. Bottiglie, imbecille. E succhi di frutta, queste cose qua. Qua si avvita, cioè avviti, dai. Cioè il trapano. E qui cosa qui mi riposo finalmente, una volta ma terminato. Ma c'è ancora pezzi da montare lì, cosa sì, ti riposi? Peccato, ecco. Wow. Qui ho provato un viaggio nel tempo. Voglio dire che il montaggio è stato effettuato da Bonny, il quale si è divertito a fare queste... Divertitissimo, ho iniziato alle 2 e ho finito alle 7 di sera. Facciamo un applauso al montaggio di Bonny. Grazie. Comunque carino ragazzi, ci è piaciuto tanto questo divano, è grigio topo. Grigio topo, è bello grande, è anche un divano letto e quindi può far comodo e siamo rimasti contenti. In un pomeriggio abbiamo smontato il nostro vecchio Clippan e l'ho rimontato. Esatto, qua vi faccio vedere a chi abbiamo comprato, che è anche una carinissima copertina, perché abbiamo detto preserviamo il divano dato che abbiamo due gatti in casa e chissà cosa combina. Oh, mamma mia, oh, brividi. Ho preso anche all'Ikea il giorno che abbiamo preso il divano questo cestino carino per i funghi, nel quale penso che metterò la copertina copre divano. E qui Alfredo sta valutando un po'. Abbiamo preso anche questo alberino natalizio da appendere al muro, che i prossimi giorni Bonny addobberemo ovviamente per Sant'Ambrogio. Alfredo, l'osservatore romano, è un po' perplesso, ma alla distanza possiamo dire che gli è piaciuto. Sì. E allora l'8 dicembre, sì, la dobbiamo, quest'anno un alberino molto, molto, molto semplice, minimal, per un Natale un po' particolare in zona rossa forse. Ma va. Alfredo, come sempre, mi presente. E allora, veniamo alle schede tecniche, Bonny, forza, fai un commento tecnico. Eccolo qui il nostro Frieten, sì, come si apre. Tac. Esatto, diventa un divano letto. Un po' come la casa di Pozzetto nel Ragazzo sì, di Campagna. Esattamente. Il vano in cui la gente normale mette i cuscini e noi le bottiglie d'acqua, perché siamo alternativi. E poi lo richiudete. E poi si va a chiudere. Bello, ci è piaciuto tanto. Ed è comodissimo. Mi si consiglia, ragazzi. Notare i miei pantaloni con Bart Simpson. Vi si consiglia, sì, eccolo. Vi si consiglia. Vi si saluta anche, buon ciao. Acquisto, bello acquisto, Bonny. Buon ciao, divertimento. Alla prossima e buon Natale, ma ci no, sentiremo. Faremo gli auguri più avanti. Prima di Natale ci sentiremo. Ciao! Ciao!